Onorevoli colleghi, molto rapidamente, perché i 5 minuti non promettono, non consentono di fare dei grandi discorsi. Oggi abbiamo 8 livelli di amministrazione tra il cittadino e lo Stato, dalle circoscrizioni, comuni, le consorzi, comunità montane, città metropolitane, province, regioni e quant'altro. 107 province, se fossero realizzate tutte le proposte giacenti in Parlamento, avremo 134 province. Costano 16 miliardi all'anno, il personale politico 115 milioni all'anno. Noi vorremmo un riordino delle autonomie e mi fa piacere che oggi tutti ci rinvino al riordino delle autonomie. Guardate caso, quando abbiamo chiesto prima di procedere al riordino delle autonomie e poi di andare ai progetti di federalismo, ci è stato detto che non era importante, che il codice delle autonomie avrebbe seguito. Bene, oggi siamo noi su quella lunghezza d'onda, poiché riteniamo questo un espediente piccolo per evitare di assumersi la responsabilità di procedere all'adempimento di promesse elettorali come quello dell'abolizione delle province, diciamo: siamo disponibili dopo, intanto oggi procediamo. Intanto oggi procediamo perché il codice, la carta delle autonomie non parla delle province. Intanto adempiamo una volta tanto gli impegni che si sono assunti con gli elettori. Ho avuto la fortuna di essere assieme al presidente Berlusconi e all'onorevole Veltroni tra coloro che hanno fatto la campagna elettorale come candidati o premier l'ultima volta. Tutti noi, in tutti i dibattiti, abbiamo espresso l'impegno comune all'abolizione delle province. Oggi, a distanza di un anno, la maggioranza si è dimenticata di questo impegno e l'opposizione del PD pure, perché mi sembra che proceda a un voto per il mantenimento della provincia. Poiché però non c'è la capacità politica e anche la dignità di assumersi le proprie responsabilità, sia PDL che PD vorrebbero oggi il sotterfugio di un voto sostanzialmente di rinvio. Noi, come per l'omofobia, così per le province, ci assumiamo la nostra responsabilità. È una scelta giusta, è una scelta sbagliata? Onorevoli colleghi, vi vorrei dire una cosa: è addirittura secondario se è una scelta giusta o una scelta sbagliata, perché qui c'è una scelta prioritaria alla discussione se è giusto o sbagliato. Questo è un adempimento di un impegno preso davanti al corpo elettorale. Si doveva pensare prima se era giusto o sbagliato, quando si è andato in televisione a dire che bisognava procedere all'abolizione delle province. Io mi auguro, onorevoli colleghi, che tanti che hanno espresso il giudizio positivo su questa idea, a partire dall'onorevole Versace e da onorevoli che sono liberi pensatori in quest'Aula, vogliono associarsi al nostro voto. Il nostro è un voto per riordinare in Italia le autonomie locali, che si stanno moltiplicando a scapito di un corretto rapporto tra i cittadini e la politica. È un voto per dare chiaramente un segnale e, mi consentite, nel comitato ristretto si era deciso di fare un lavoro, l'onorevole Tassone lo ha detto ieri in aula, poi il comitato ristretto ha fatto perdere le proprie tracce perché non si è più lavorato. Noi non siamo dei demagoghi, infatti abbiamo proposto di studiare la trasformazione della provincia in un ente di secondo livello, per cui qui non c'è nemmeno demagogia, c'è semplicemente la volontà, purtroppo maggioritaria in questo Parlamento, di lasciare così inalterate le cose e non procedere a una riforma indispensabile. Ci dispiace perché è un'occasione persa, ma l'unione di centro, gli impegni che ha preso davanti agli elettori, è intenzionata a mantenerli.